detto che ormai per loro sia fatta. L'ultimo chilometro ce l'auguriamo, sì. Colmo della sfortuna, 5 fuggitivi a vincere. Attenzione, Davide Bramati che è partito in contropiede e dietro ci stanno guardando. E tu giustamente avevi previsto l'attacco di Bramati. Bramati fra i battistrada era indubbiamente il meno veloce e tu giustamente hai detto deve inventarsi qualche cosa. Deve inventarsi e io gli auguro veramente di vincere questa tappa alla Vuelta, perché ho corso 3 anni con la Lampre, sono molto amico, è un ragazzo che dà l'anima e il corpo per la squadra e meriterebbe un successo di tappa con la Vuelta. Allora Davide Bravati, cabeza di carriera, testa della corsa, tenta il tutto per tutto nel tentativo di sorprendere, per il momento ce l'ha fatta. Zanotti, Conte e Baldato che erano indubbiamente più veloci di lui. Siamo ormai entrati a Salamanca, l'arrivo è nel centro storico di questa città. Vuoi riassumere il rettilineo finale? Qua siamo a circa 2 chilometri dall'arrivo in pianura, però quando svolteranno i corridori a sinistra ci sarà l'ultimo chilometro, e l'ultimo chilometro sicuramente forse non favorisce Bramati perché tutto in leggera ascesa al circa l'1-2%. E dopo una giornata tirata tutta, penso forse sono favoriti i 4. Comunque io li auguro veramente di vincere questa tappa. Beh, a questo punto diciamo che meritano tutti la vittoria. Beh, sicuramente. Perché sono andati all'attacco al 45esimo chilometro. Ecco, triangolo rosso, ultimo chilometro. Bramati con un leggero, ecco, vediamo, 6 secondi di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori. L'importante è che il gruppo non sia riuscito a recuperare il minuto di ritardo. 5 battistrada, 5 attaccanti su 5 uomini, 4 italiani: Fabio Baldato, Marco Zanotti, Davide Bramati, Biagio Conte, con loro lo spagnolo Pedro Diaz Lobato. Sono partiti al 45esimo chilometro di questa tappa pianeggiante che di chilometri ne prevedeva 155, hanno avuto un vantaggio massimo di 9 minuti. Siamo a 300 metri dalla conclusione con Bramati che ormai ha un margine di vantaggio che potrebbe consentirgli di ottenere la 6ª vittoria italiana al Giro di Spagna. Vince Davide Bramati perché dietro si stanno guardando e è vittoria per Davide Bramati. Davide, eccoci qua, Bramati si porta verso le transenne, evidentemente c'è un po' di vento, si volta, ormai vedete 3 ore 24 minuti 21 secondi, può alzare le braccia al cielo, 6ª vittoria italiana al Giro di Spagna grazie a Davide Bramati della Mapei. Allora vediamo lo sprint per il secondo posto, ancora un italiano vince al Giro di Spagna, ecco lo sprint, vediamo Baldato, Conte e Zanotti nell'ordine, poi lo spagnolo in ultima posizione, trionfo italiano.